La rivoluzione ascorbica ha inizio. Un capolavoro in stile copernicano che mira alla chiarezza scientifica, matematica, logica, su di una vitamina dal passato burrascoso e che in fin dei conti tanto vitamina non è. Una difesa strutturata e ragionata di una sostanza le cui potenzialità e virtualità riescono ad eclissare con disarmante facilità quella tanto comune e ingenua visione prettamente dietetica così sponsorizzata dalla maggioranza scientifica. Logicamente C, di Gian Domenico Partipilo, in tutti i principali store, in formato digitale, cartaceo e audiolibro. Buonasera a tutti. Do il benvenuto a tutti i presenti e colgo l'occasione per ringraziare la Società Filarmonica che ospita all'interno della sua festa annuale la presentazione di vari libri, tra cui quello di questa sera, che si intitola Logicamente C, un'introduzione razionale alla vitamina C. È un libro estremamente interessante, il libro di Gian Domenico Partipilo. È un saggio in cui l'autore analizza con metodo analitico oltre 500 studi effettuati da illustri scienziati sull'uso farmacologico dell'acido ascorbico, meglio noto come vitamina C. Nella prefazione del dottor Atsuo Yanagisawa, che è presidente della Società Internazionale della Medicina Ortomolecolare, viene ricordato che l'acido ascorbico ha protetto storicamente le persone da malattie croniche, da infezioni batteriche e virali. Nell'incidente del marzo 2011 nella centrale nucleare di Fukushima, la vitamina C è stata riconosciuta come l'arma più efficace per difendere il nostro corpo dalle radiazioni. In effetti, anche nei nostri ospedali, le persone curate con radioterapia vengono trattate con la vitamina C. Ad alcuni viene consigliata addirittura di prendere il limone ogni mezz'ora, una fetta di limone. Non lo diranno mai, ma è così. Anche Linus Pauling, illustre chimico, vincitore del premio Nobel per la chimica nel 54 e del premio Nobel per la pace nel 62, negli ultimi anni della sua vita si fece promotore di quella che è chiamata medicina ortomolecolare, che è una terapia basata sull'assunzione di forti dosi di vitamina. Dagli studi esaminati risulta che l'acido ascorbico, se impiegato in quantità adeguata, sarebbe capace di curare patologie cardiovascolari, infettive, neoplastiche e buona parte delle malattie cronico-degenerative che affliggono gran parte della nostra popolazione. La particolarità di questo libro e del suo autore soprattutto è l'approccio, perché è puramente matematico, è un approccio scientifico. In questo modo lui riesce a trattare gli argomenti di grande complessità come la biochimica, la fisiologia, la farmacologia, le medicine, la medicina in prospettiva olistica, con grande chiarezza. In pratica realizza un ponte fra la matematica e la medicina. Logicamente C non è un libro semplice da leggere, questo è poco ma sicuro, però induce a riflettere, e questo lo possiamo fare tutti, anche chi non ha una base scientifica come me, sulle potenzialità che ha una molecola sorprendentemente efficace, in grado di esercitare effetti riequilibranti sull'organismo umano, terapeutici, e quindi utile e soprattutto senza controindicazioni. Provarla non costa nulla e l'autore riesce a dimostrarcelo con un'analisi matematicamente ineccepibile. Ora passo la parola all'autore. Buonasera a tutte e buonasera a tutti. Grazie alla dottoressa Di Lallo per questa esauriente e credo molto appropriata introduzione. Credo che ha riassunto in pochissimi minuti una buona parte dell'essenza del mio libro, in una maniera
assolutamente significativa e assolutamente penetrante. Io non sono un medico, non sono un biologo, ho una formazione matematica e negli ultimi 10 anni ho dedicato la mia vita all'olistica. L'olistica, la medicina olistica, l'approccio olistico, le discipline olistiche cercano di supportare attraverso varie tecniche non invasive, non terapeutiche, l'organismo sia in condizioni di salute che in difficoltà, cercando di attivare per quanto possibile quel processo che viene definito di autoguarigione. Nonostante ciò, la prefazione di Atsuya Nagisawa, che è probabilmente il più grande esperto di vitamina C al mondo, credo che ratifichi in maniera sostanziale, come un po' accennato anche la dottoressa Di Lallo, l'essenza del libro, di cui parlerò immediatamente, non prima però di aver formulato i ringraziamenti a Elena De Angelis, che un po' ha coordinato e mi ha invitato con molto garbo in questa bellissima sede, alla Società Filarmonica, in particolare nella figura del presidente Massimo Sguerri, a Marco Tuveri di Siena Web TV e a te, dottoressa Di Lallo, grazie per aver letto anche il libro e per moderare qui stasera, e anche all'amico Giancarlo Bonari, con cui più tardi, se ci sarà nei presupposti, vi organizzeremo una piccola sorpresa. Logicamente C è un titolo forte. Uno potrebbe chiedersi, è logico che stiamo parlando di scienza, bisogna essere logici. Perché questo titolo? E perché un soggetto vitamina C, che in fondo marginalmente, seppur marginalmente, conosciamo tutti? Chiunque di voi, immagino, abbia avuto più o meno un qualche tipo di approccio con la vitamina C. Mi sbaglio? Tutti, anche le caramelle del signore Golia, la vitamina C. Questo pomeriggio angoleremo le visuali sulla vitamina C da una prospettiva diversa, come un po' accennato la dottoressa Di Lallo, esaltando delle qualità inconsuete, singolari, che potranno apparirvi addirittura esagerate, un po' fluttuanti nello spazio, non attaccate al solido terreno della scienza. In realtà poi una visuale più profonda permetterà di vedere quanto radicate siano queste concezioni. Chi di voi ha mai sentito parlare di vitamina C come farmaco di rianimazione? C'è qualcuno? Chi di voi ha mai sentito parlare di vitamina C come promettente agente che può sconfiggere il cancro? Qualcuno sì. Molti altri, immagino, saranno confusi dal sentire tali affermazioni. Non vi preoccupate, siete in buona compagnia, perché la grande maggioranza della comunità scientifica è ancora oggi confusa anch'essa su determinati argomenti un po' pungenti, un po' scottanti, ma che esprimono una sostanzialità reale. Logicamente C si pone l'obiettivo di rimuovere una serie di illogicità che si sono addensate sempre più preponderantemente nel corso degli anni e che hanno determinato un grave depotenziamento, un grave danno all'immagine della vitamina C. Danni che hanno creato man mano, plasmando sempre più intensamente, un circolo di ambiguità, fraintendimenti, mistificazioni, pregiudizi, che non ha fatto altro che appiattire un'immagine della vitamina C che è multidimensionale, dando lustro soltanto a una delle facce del poliedro vitamina C, quella di micronutriente che conosciamo un po' tutti, cioè di vitamina, cioè sostanza che a noi serve in piccolissime quantità per sorreggere un organismo che è in salute, per mantenerlo in salute. Dalle parole della dottoressa Di Lallo relative alla prefazione, quello che vi ho
brevemente accennato, possiamo già capire che questa è soltanto una minuscola faccia di quello che può fare la vitamina C. Tutto questo è molto sfortunato perché la vitamina C è una sostanza economica, poco tossica, se non addirittura non tossica, e esprimerebbe le potenzialità per essere uno dei farmaci rivoluzionari, a un costo bassissimo e con effetti che gli specialisti chiamano pleiotropici, cioè multifunzionali. Ora ne vedremo qualche esempio. Molto spesso si sente parlare da autorevoli fonti scientifiche espressioni della serie: non ci sono evidenze scientifiche che la vitamina C curi il cancro. Ora vi dimostrerò che dietro questa frase è il primo esempio che mi è venuto in mente, per essere abbastanza esaustivo con voi, vi dimostrerò che dietro questa frase c'è una illogicità, una incoerenza spaventosa, indegna del nome scienza, indegna, perché una frase del genere si presta quantomeno a due interpretazioni radicalmente opposte. Io posso essere arrivato alla conclusione che una sostanza non ha prodotto prove scientifiche di efficacia dopo che l'ho testata in lungo e largo, in tutte le trasversali, in tutte le salse, attraverso numerosi studi. Posso dire, cavolo, l'ho provata, non c'è stato verso, non sono riuscito a raccogliere quelle che in medicina vengono definite evidenze scientifiche di un certo livello. Non ce l'ho fatta, ho provato, ci abbiamo messo il massimo impegno perché la sostanza era economica, prometteva, e non ce l'abbiamo fatta. E quindi posso asserire che non ci sono prove scientifiche. Però posso anche asserire una frase del genere senza averle prodotte quelle prove. Non ci sono prove che la vitamina C cura il cancro perché non abbiamo avuto la voglia, la disponibilità o la volontà di effettuare gli studi. Posso dire questo, no? Non abbiamo prodotto gli studi, quindi non abbiamo a disposizione le prove. Ma è una differenza abissale, perché non preclude la possibilità che la vitamina C possa curare il cancro, un po' come se gli sono state spezzate le ali. E sapete perché? Perché negli studi preliminari, quelli che in medicina vengono definiti preliminari, cioè nelle ricerche in laboratorio o sugli animali, c'è una evidenza schiacciante di efficacia antitumorale contro diversi tumori, schiacciante, sia come profilo, si dice in medicina, in monoterapia, cioè quando utilizzata da sola, sia in combinazione ai farmaci tradizionali, verso i quali ha dimostrato spesso e volentieri di produrre un aumento della loro efficacia contraendo magicamente i noti effetti collaterali di cui tutti noi temiamo, come se fosse il partner perfetto della chemioterapia negli studi animali. Negli studi sull'uomo, quelli che servirebbero poi effettivamente a lanciare, tra virgolette, il farmaco vitamina C nella pratica clinica, quindi negli ospedali, nei reparti di oncologia, effettivamente le prove sono poche. Non si sono condotte prove di alta qualità. Si inizia a fare qualcosa negli ultimi anni, ma molto a rilento. Questo è veramente sfortunato da un certo senso, e lo vedremo anche alla fine, quando vorrò ritagliare i 5 minuti per descrivervi, per ritornare su questo punto. Ed è sfortunato soprattutto per i pazienti oncologici, perché la vitamina C, oltre a avere un'azione potenzialmente interessante contro il cancro, ha dimostrato di migliorare la qualità della vita dei malati oncologici, riducendo il senso di fatica, di dolore, il calo delle energie. Questo è una delle illogicità. Ora, col passare dei minuti potrete da soli percepirne altre, senza che ci sia bisogno che stia io a sottolinearle. Dicevo, perché vitamina C? Beh, si può già capire che le premesse sono molto interessanti. Parliamo di un qualcosa che, come avete avuto modo di intuire, va oltre il concetto di vitamina, che è una sostanza che serve all'organismo per mantenersi in salute, la cui carenza determina malattie molto gravi. Pensate che la carenza di vitamina C, la carenza profonda di vitamina C, è associata a una malattia di nome scorbuto. Quanti di voi conoscono la malattia scorbuto?
ha prodotto più vittime tra i marinai delle battaglie navali e di tutti i tipi di flagelli atmosferici, decimando milioni e milioni di marinai nel corso della storia. L'acido esatto. Sì, sì, prego, prego. Infatti, nel 500 e nel 600 i paesi che erano proiettati nel colonialismo, il mare, quindi Spagna, Portogallo, avevano delle scorte immani di limoni nelle loro stive, perché i marinai spesso venivano attaccati da questa malattia e il limone era l'unica terapia possibile. Hanno salvato tantissime vite con questi limoni. Esatto, ci sarebbe anche su questa, proseguendo su questa, su questo filone, da sottolineare una grande mancanza della scienza nei confronti, ora lo diciamo visto che ci siamo, vediamo brevemente, su James Lind, il geniale dottore che a fine Settecento, a metà Settecento, dimostrò che lo scorbuto dipendeva da una carenza acuta di vitamina C e che il rifornimento di succo di limone o di arance determinava la guarigione o la prevenzione della malattia. Lo dimostrò tra l'altro ideando il primo studio clinico della storia, un genio assoluto, perché risolse l'enigma scorbuto introducendo una tecnica di risoluzione straordinaria che è ancora oggi utilizzata, quella che si chiama sperimentazioni con il gruppo di controllo, no? James Lind fu inascoltato per 40 anni, produsse la prima dimostrazione scientifica nel 1758 coniando il suo Theatrice of Scurvy e soltanto nel 1795 la Marina Britannica impose l'utilizzo di arance e limoni ai marinai durante le traversate. Per 47 anni il genio di Lind, una scoperta rivoluzionaria, fu denigrata semplicemente perché Lind non apparteneva agli altezzosi e salottieri piani dell'alta comunità scientifica. Non è l'unico esempio di svarione commesso ai danni della vitamina C e della popolazione. Alla fine ne vedremo un altro addirittura indirizzato all'unico uomo al mondo ad aver conseguito due premi Nobel non condivisi con altre personalità, il prima accennato Linus Pauling. Perché vitamina C? Buonasera. Ne approfitto per salutare gli amici romani Giovanni e Roberto. Visto che ci siamo, vi preannuncio che sono molto emozionato stasera perché qui ad ascoltarci c'è niente di meno che l'amministratore delegato della RAI, il dottor Roberto Seggio, a cui rivolgerei un grandissimo applauso. E i miei personali, le mie persone congratulazioni per gli straordinari risultati che stai ottenendo. Allora, ritorniamo, accantonato lo scorbuto, ritorniamo alle motivazioni per cui ho scelto l'oggetto vitamina C e non la vitamina A, la vitamina E, la vitamina D. In fondo sono tutte importanti le vitamine, qualcuno potrebbe dire. Beh, la vitamina C è speciale, ha qualcosa in più degli altri. Vediamo qualche motivazione. Beh, innanzitutto è l'unica vitamina che ha dimostrato negli studi epidemiologici di poter plasmare una corazza protettiva contro tutta una serie di malattie. Diabete, ipertensione, varie tipologie di cancro, varie malattie degli occhi, sindrome metabolica e chi più ne ha più ne metta. Cosa significa questo? Che negli studi statistici è stato visto che più alto era il livello che noi riuscivamo a concentrare nel sangue di vitamina C, più basso era il rischio di incidenza di tali malattie. Ciò non significa che non dobbiamo cadere nell'effetto paradosso. Io assumo vitamina C ad alte dosi e mi sento invulnerabile. No, significa che riesco a ridurre in un modo significativo il rischio di incappare in determinate circostanze patologiche. Non solo, ma la vitamina C, in virtù della sua natura, ha dimostrato di essere, come già intuito, un farmaco
che può essere utile come terapia d'appoggio o anche in singola terapia contro tutta una serie di malattie, quali appunto diabete, ipertensione, cancro, varie infezioni virali, batteriche, e chi più ne ha più ne metta. E una delle illogicità di cui parlavo prima sta appunto nelle modalità con cui gli scienziati hanno testato queste proprietà. Vi faccio subito un esempio molto indicativo. Nel 2011 uno studio clinico pubblicato su una prestigiosa rivista ha documentato gli effetti della vitamina C sul controllo della glicemia, quindi come farmaco antidiabetico. È uscito fuori, come praticamente la maggior parte degli studi relativi, che la vitamina C aveva una capacità di abbassare la glicemia, quindi di avere un effetto antidiabetico molto interessante, nonostante sia stata utilizzata ad un dosaggio, e ora vi spiegherò perché utilizzo questo aggettivo forte, ridicolo. Lo studio in questione, che io commento puntualmente nel mio libro, parla di un dosaggio di un grammo al giorno, che sono praticamente i dosaggi comunemente rintracciabili negli integratori da banco di farmacia. Dunque, la vitamina C ha funzionato al dosaggio di un grammo al giorno. Sapete perché il dosaggio è ridicolo? Non lo dico io, lo dice la perentorietà della matematica, dei numeri, unico strumento con cui noi possiamo, a mio avviso, analizzare la realtà scientifica attraverso occhi lucidi. Perché a fine sperimentazione gli scienziati hanno misurato le concentrazioni nel sangue per capire quanto quella terapia con vitamina C aveva prodotto un aumento delle concentrazioni nel sangue, no? Cioè, chiaro, io effettuo un test, poi verifico quali impatti ha avuto sull'organismo il test e poi traggo le mie conclusioni. Al termine della sperimentazione, tutti i pazienti erano in carenza di vitamina C, carenza determinata dalla patologia. Abbiamo detto che molte patologie determinano un abbassamento delle concentrazioni di vitamina C, come se la risucchiassero la vitamina C, attraverso vari meccanismi, molteplici meccanismi. Quindi i pazienti trattati con vitamina C avevano avuto risultati importanti sul diabete, nonostante la vitamina C era stata utilizzata a un dosaggio inopportuno, un'inopportunità dimostrata dal fatto che le concentrazioni nel sangue erano salite appena appena. Sapete cosa dimostra questo studio, che è semplicemente un paradigma di tanti altri risultati che vanno nella stessa direzione? Va a dimostrare matematicamente un teorema che è un cardine della nutrizione e che io col mio libro attacco dal punto di vista razionale. Ovvero, tutti voi avete sentito questa frase: un'alimentazione varia ed equilibrata è in grado di fornirci tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno nelle giuste misure. L'avete sentita questa frase? È sbagliata. Non lo dico io, lo dicono i numeri. Perché quei pazienti diabetici, se non avessero ottenuto quel grammo di vitamina C attraverso l'integrazione, ma utilizzando l'alimentazione varia e equilibrata, avrebbero sicuramente racimolato un quantitativo minore di un grammo. Pensate che con un'abbondanza di una dieta varia e abbondante in vegetali freschi, il massimo quantitativo che possiamo accumulare non supera i 600 mg. Quindi se quei pazienti diabetici si fossero affidati al nutrizionista, non voglio entrare in polemica con i nutrizionisti, voglio essere propositivo, perché certe illogicità vengano sradicate. Se quei pazienti diabetici avessero seguito i consigli nutrizionali, avrebbero continuato a dimostrare una carenza di vitamina C deleteria, perché la carenza di vitamina C è associata a morte, allo scorbuto acuto dei marinai e a forme che non sono acute, ma sono comunque camuffate di scorbuto che gradualmente impensieriscono il nostro organismo. Quindi il teorema per cui un'alimentazione varia equilibrata è, eccetera, eccetera, quantomeno sui pazienti, sulle persone affette da malattia non è valido. Potrebbe essere valido al limite su una persona fisiologicamente sana. E anche su questo punto io poi arrivo ad esprimere un parere su una base, su un substrato razionale. Nel mio libro, a un certo punto, io assumo le redini di un avvocato difensore della vitamina C.
Questo a voler indicare punto su punto gli enormi svarioni scientifici commessi ai danni della sostanza più sicura e più economica che abbiamo a disposizione. E l'esempio del diabete, poi vedremo quello del cancro alla fine, gli ultimi 10 minuti, in cui vorrò omaggiare la figura di uno dei più grandi scienziati italiani di sempre, romano tra l'altro. L'esempio del diabete è indicativo perché esprime una delle tante interruzioni investigative, ora vi spiegherò che cosa intendo per interruzioni investigative, eticamente inaccettabili dal mio punto di vista ed epistemologicamente avvilenti, filosoficamente inconcepibili. Vediamo cosa, ora vi voglio leggere una delle citazioni riportate nel mio libro degli studi che sono inclusi. Scusate, devo... Il mio libro contiene più di 600 studi scientifici che sono organizzati in un organigramma teso a esprimere gli obiettivi finali che mi propongo, che sono appunto quelli di sradicare questo rannuvolamento confusionale che ancora oggi infittisce addirittura gli scienziati, addirittura parte della ricerca scientifica sulla vitamina C. Scrivono i ricercatori su Diabetes Care, o... Una piccola nota, in una presentazione siciliana sono stato attaccato da un medico il quale sosteneva che gli studi che io riportavo, pur avendo una validità, appartenevano a riviste di basso calibro, si dice scientificamente con un basso impact factor. Diabetes Care è una delle più autorevoli, se non la più autorevole, rivista specializzata nell'ambito della diabetologia. Scrivono i ricercatori al termine di una meta-analisi e revisione di studi randomizzati controllati del 2021. Meta-analisi e revisione sono quegli studi che raccolgono tutte o una buona parte degli studi clinici, li processano al fine di estrarre un giudizio finale sulla validità o meno di una sostanza verso una determinata condizione patologica. In questo caso ovviamente vitamina C e diabete. Scrivono nelle ricapitolazioni gli autori su questa importante revisione. Mentre l'evidenza da studi a breve termine suggerisce che l'integrazione di vitamina C possa migliorare il controllo glicemico e la pressione arteriosa nelle persone con diabete di tipo 2, attenzione, controllo glicemico e anche la pressione in chi ha il diabete, l'integrazione di vitamina C non può attualmente essere raccomandata come terapia fino a quando studi più ampi, a lungo termine e di alta qualità non confermeranno questi risultati. Diabetes Care 2021. Ora, siccome mi piacciono i numeri, mi piace la trasparenza, mi piace il vero, mi piace il falso, mi piace il vero, mi piace sottolineare il falso, sono andato a prendermi la briga di analizzare uno a uno i 28 studi inclusi in questa revisione, facendo una media aritmetica delle date di pubblicazione. Sapete qual era la media? 2011. E questo è solo uno dei tanti, delle tante revisioni che si uniformano al dato sostanziale per cui la vitamina C può esprimere un potere antidiabetico dal punto di vista clinico. 2011 significa che abbiamo avuto tanti anni a disposizione per ratificare istituzionalmente il farmaco vitamina C attraverso studi di alta qualità che coinvolgono, si chiamano multicentrici, coinvolgono più centri ospedalieri, con un numero ampio di individui, di soggetti. Studi che poi, si chiamano di fase 3, servono effettivamente a stabilire con un buon margine di certezza probabilistica, perché ricordatevi che la medicina non è la matematica. Il grande Osler chiamava la medicina arte... della scienza dell'incertezza e arte della probabilità, si ragiona in termini statistici. Dicevo, abbiamo avuto tanti anni perché si potessero impiantare questi studi di larga misura per poter effettivamente stabilire se la vitamina C, il farmaco, tra virgolette, vitamina C, poteva essere impiegato come dai diabetologi come uno degli strumenti. Attenzione, nessuno sta dicendo, accantoniamo tutti i farmaci antidiabetici, mettiamo la vitamina C, come vorrebbe stabilire quella schitteriata porzione di fans della vitamina C per cui tutto è complotto, non serve niente, la vitamina C cura tutto. No, nessuno sta asserendo questo. Stiamo in una maniera equilibrata, credo misurata, cercando di mettere a disposizione un ulteriore strumento atossico, economico e multifunzionale
visto che nel diabete potrebbe dare contributi sia nel diabete che nella pressione, sia nel controllo della glicemia che della pressione arteriosa, a disposizione dei medici. Mancano questi studi, questi studi finali, queste ratifiche, mancano nel cancro, lo vedremo alla fine, mancano nella pancreatite acuta, mancano nella sepsi. Vedremo che la vitamina C si può trasformare in un farmaco di rianimazione, l'abbiamo già intravisto. Tutto questo deriva da una visuale ristretta che continua, insiste a parlare di vitamina, come oggetto che serve a noi soltanto come supporto a un organismo che è in salute, quindi a mantenere un equilibrio, non a riequilibrare. Tu prima parlavi di riequilibrio, una parola bellissima che hai citato, riequilibrare un organismo che è in difficoltà, cioè come terapia. È una visuale ristretta, come se un poliedro a 8 facce lo inquadrassimo solo in una delle facce, misconoscendo le altre 7. Ma vi dirò di più, è una visuale ristretta e anche sbagliata, perché provocatoriamente io mi unisco ad altri specialisti, altri veri specialisti della materia, tra cui il dottor Merrick, un pioniere dell'utilizzo della vitamina C nella cura della sepsi, americano, per ribadire che la vitamina C non è una vitamina. Quindi già formalmente nascono i problemi strutturali sulla definizione. Vedete quanta confusione, quanta illogicità c'è sulla vitamina C. Ora vi dimostrerò perché non è una vitamina. 1912, Casimir Funk offre una definizione di vitamina che è ancora oggi accettata dalla comunità scientifica, quindi istituzionalmente approvata. Una sostanza si dice vitamina se soddisfa due soli requisiti. Uno, essere essenziale alla sopravvivenza, cioè la cui carenza va a determinare malattie gravi come lo scorbuto, quindi mortali addirittura, o comunque sindromi molto importanti, clinicamente molto importanti. Un'altra malattia storica della carenza era il beriberi, non so se qualcuno la conosce. Quindi una sostanza si dice vitamina se la cui carenza determina insidie al nostro organismo e se non siamo in grado di sintetizzarla. Quindi abbiamo assolutamente bisogno dell'approvvigionamento esterno, o attraverso la dieta, o attraverso gli integratori. Gli animali, un gatto, un rinoceronte, un ippopotamo, un cane, a parte la trota, a parte il porcellino d'India, a questa definizione di vitamina sogghignerebbero, riderebbero, ci riderebbero su dandoci per scemi, per matti. Perché per gli animali la vitamina C non è una vitamina, in quanto hanno mantenuto quello che prima noi avevamo, cioè il processo di biosintesi spontanea. Noi l'abbiamo perso milioni di anni fa a causa di una mutazione genetica che ha impedito di trasformare il glucosio in vitamina C, perché la vitamina C deriva dal glucosio. Le cause di questa sciagura, come la definirà il mitico Irving Stone, sono tuttora non note. Si parla di generico accumulo di mutazioni genetiche. Ma non è questo il punto, è la risultante che ha determinato un effetto drammatico, distanziandoci dal mondo animale. Gli animali non hanno bisogno di vitamina C, e vi dirò di più. Per gli animali l'acido ascorbico, iniziamo a cambiare nome, a chiamarlo acido ascorbico, o meglio ancora ascorbato, come lo chiamerà Irving Stone, per gli animali la vitamina C è una sostanza salvavita. Sostanza salvavita. Vi siete mai chiesti come faccia un gatto di strada? Mangia quello che può, beve quando può. Di sicuro se contrae un patogeno non va in farmacia a chiedere l'antibiotico o in pronto soccorso, o se sviluppa uno shock da reazione allergica di una puntura d'insetto o in condizioni atmosferiche improbabili, tutta una serie di stress, come fa a sopravvivere? Perché vi assicuro che delle statistiche non muoiono così facilmente come possiamo pensare noi. Per noi è impensabile, no? Contrarre una grave infezione batterica e non andare. È giusto che sia così. Gli animali si devono adattare. Sapete come si adattano? Aumentando esponenzialmente la sintesi di vitamina C nel loro fegato, utilizzando la vitamina C come sostanza salvavita. Irving Stone, un grande biochimico americano che per primo ha rimarcato la differenza di biosintesi tra l'uomo e gli animali,
nel 1960 attraverso un capolavoro di nome The Healing Factor. Consiglio a chi è interessato all'argomento di leggerlo, benché sia in inglese. Citò una frase che è rimasta storica tra i fans della vitamina C, molto esplicativa, significante e penetrante. Una capra in condizioni fisiche, una capra di 70 kg, media, di medi 70 kg, in condizioni fisiologiche produce nel suo fegato, lungo le 24 ore, in maniera uniforme, circa 13 grammi di vitamina C. E già qua non si capisce, apro parentesi, perché a noi le istituzioni sanitarie ci consigliano 100 mg, quando una capra ne produce 180 volte in più. Ma questo è un altro punto. Non solo, la stessa capra sotto attacco, immaginate l'attacco di un predatore improvviso, aumenta esponenzialmente fino a 40, 50, 60 grammi quella sintesi di vitamina C. Perché gli serve? Perché in quel momento che viene attaccata dal predatore si innesca quella che viene definita reazione lotta o scappa, fight or flight. La vitamina C gli serve per aiutare a pompare l'adrenalina e la noradrenalina che gli servono per aumentare il flusso sanguigno, la pressione arteriosa, dilatare le pupille, produrre spostamento di glucosio nei muscoli per lottare o fuggire. La utilizza come farmaco salvavita per aumentare le probabilità di non soccombere di fronte allo stress, cioè come misura antistress primaria. E non solo, perché quello che per noi è l'ormone dello stress per eccellenza, il cortisolo, conoscete il cortisolo più o meno, no? Il cui compito principale è quello di incrementare la glicemia per aumentare l'efficienza energetica, in realtà è l'ormone dello stress per l'uomo, non per gli animali. Questo è stato visto attraverso vari esperimenti, però nessuno ne parla, nessuno ne parla, ed è dimostrato, perché gli animali antepongono alla secrezione del cortisolo sotto stress la sintesi della vitamina C. Il cortisolo viene rilasciato in una seconda battuta in quantità molto inferiori, addirittura statisticamente è stata dimostrata una correlazione inversa tra la capacità di un animale di produrre vitamina C sotto stress e il rilascio del cortisolo. Cioè significa che io, animale, più riesco a produrre vitamina C sotto stress, meno ho bisogno di rilasciare il cortisolo. Dimostrazione emblematica del fatto che la vera sostanza antistress negli animali è la vitamina C. E nell'uomo è diventato il cortisolo per effetto di quell'errore genetico che ci ha impedito di produrre, di produrre vitamina C. Quindi il nostro modo di approcciare lo stress è floscio, poco reattivo. Scrive il prima citato Paul Merrick, stiamo parlando di uno scienziato di cui tra l'altro ho avuto l'onore di una piccola dedica sul libro, autore di oltre 500 pubblicazioni scientifiche a livello internazionale. Scrive su Journal of Thoracic Disease nel 2020. A causa di una sfortunata mutazione evolutiva, cioè l'incidente genetico di cui parlavo prima che ci ha privato della biosintesi, gli esseri umani hanno perso la capacità di sintetizzare vitamina C e, di conseguenza, manifestano una ridotta risposta allo stress. L'incapacità di produrre vitamina C durante lo stress aumenta la vulnerabilità degli esseri umani alle malattie infettive. Le dosi terapeutiche di vitamina C, in combinazione con altri agenti biologicamente attivi, potrebbero migliorare i risultati negli esseri umani con gravi infezioni. Vi parlo un attimo senza microfono per farvi capire un concetto. Mi sentite lo stesso, no? Sì, sì. Anche meglio? Beh, se no posso lasciarlo, perché molti mi dicono lascia il microfono perché la tua voce è... Ok. Con la nostra alimentazione, studi statistici epidemiologici hanno dimostrato che riusciamo a produrre un livello, diciamo, di 60-70 micromoli se siamo sani, se siamo malati molto di meno. Non vi preoccupate cosa sono i micromoli. Immaginate, sostiamo su numeri, 60-70. Di meno di quanto fanno ordinariamente gli animali, possono arrivare a 120-130, sono comunque sotto, no? Che cosa succede quando incontriamo lo stress? E per stress intendo una puntura di insetto che può provocare addirittura lo shock anafilattico mortale,
la contrazione di un agente patogeno o un trauma importante, l'esposizione a agenti tossici, inquinanti ambientali, incazzatura con la moglie, anche lo stress psicologico, incazzatura. Anche col marito, dico. Allora, con il partner, col partner. No, io dico perché penso a mia moglie, che tra l'altro non è ancora arrivato, non so cosa abbia fatto. Avete il numero di chi l'ha visto? Allora, sotto stress, allora, immaginate, gli animali sono qui con la sintesi di vitamina C. Noi siamo qui. Sotto stress si sviluppa una dinamica radicale. Scusa, il microfono serve per le registrazioni, però. Se hai ragione, scusami. Devo soltanto... Lo riprendo su. Gli animali aumentano, per quanto detto, la sintesi di vitamina C. Noi la diminuiamo perché lo stress consuma vitamina C, che è il carburante essenziale che serve ad alimentare la risposta allo stress, attraverso sostenendo la sintesi della noradrenalina, adrenalina, eccetera. Quindi abbiamo una situazione del genere. Secondo voi, come reagiamo allo stress? Alla stessa misura degli animali? Sarà per questo che ci sentiamo sempre così stressati? Sarà per questo che siamo sempre sotto attacco di una minaccia che l'OMS non ha esitato a definire il male del secolo? La cosa interessante è che noi possiamo invertire questo procedimento purché riusciamo a mantenere costantemente un livello adeguato di vitamina C nel sangue, perché nessuno di noi può prevedere quando può arrivare uno stress, nessuno di noi può prevedere l'intercettazione di una puntura di insetto o la contrazione di un agente patogeno o altre misure di questo tipo. Cioè possiamo fare in modo di ricomporre quella risposta naturale allo stress tipica degli animali, spontanea tra gli animali. Cosa, signora? Un attimo. Un attimo, le do il microfono. No, signora, la trovano nel fegato, non ci devono pensare, perché come detto la producono naturalmente. Non ci devono pensare. Non ci devono pensare, signora, assolutamente. Cosa? Fegato, sì, è una sintesi spontanea. Quello che a noi avveniva milioni di anni fa. Un altro nucleo che merita attenzione e che, poi vi spiegherò, vi illustrerò un esempio recente, ha prodotto tante illogicità ai danni della vitamina C, riguarda la modalità di introduzione della vitamina C. Noi possiamo assumere la vitamina C o attraverso la frutta, o attraverso gli integratori, o addirittura per via endovenosa. Quanti sapevano che la vitamina C si può assumere per via endovenosa? Pochissimi. La cosa interessante, sapete qual è? È che se noi con l'assunzione orale, anche a dosi sostenute con gli integratori, possiamo arrivare al massimo 100, 120, 150, 200 micromoli nel sangue, con una dose endovenosa sostenuta possiamo arrivare a 20.000, 25.000, 30.000. Cioè si aprono orizzonti impensabili. E siccome l'effetto della vitamina C è dose dipendente, capite bene che una infusione di vitamina C, quelle tanto denigrate infusioni di vitamina C, che mantengono ancora una tossicità, atossicità, possono produrre effetti terapeutici straordinari, effetti che possono essere di tipo antiossidante, tutti sanno che la vitamina C neutralizza i radicali liberi, effetti che diventano antinfiammatori. Questa visuale di vitamina C come farmaco, si chiama vitamina C farmacologica, ancora oggi sostanzialmente fatica ad essere accettata da buona parte della comunità scientifica, che continua a pensare alla vitamina, come micronutriente, come oggetto che serve a noi soltanto a mantenere stabile un organismo in equilibrio. Vorrei un attimo. Scrivono alcuni autori su Critical Care, per ritornare a prima, è una delle più autorevoli riviste specializzate nell'ambito delle malattie, della medicina d'urgenza, una rivista americana.
scrivono gli autori su un paradigmatico rapporto intitolato Vitamin C Revisited. Già il titolo la dice tutta. La vitamina C ad alto dosaggio fornisce un antiossidante economico, forte e sfaccettato, particolarmente robusto per la rianimazione della circolazione. La vitamina C, somministrata il prima possibile dopo un importante evento patologico, o meglio ancora prima, se è possibile, sembra efficace. Potrebbe essere presa in considerazione all'inizio di un intervento di cardiochirurgia, trapianto d'organo o chirurgia gastrointestinale maggiore. Nei pazienti critici, la ricerca futura dovrebbe concentrarsi sull'uso della vitamina C per via endovenosa, ricordatevi la grande differenza, ad alte dosi a breve termine, come farmaco di rianimazione. Cosa c'entra l'arancia con un farmaco di rianimazione? Nulla. Con l'obiettivo di intervenire immediatamente nella cascata ossidante al fine di ottimizzare la macrocircolazione, la microcircolazione e limitare il danno cellulare. Vitamin C Revisited. Un disegno del genere, ora facciamo un passo indietro, abbiamo detto che molte malattie vanno a prosciugare, risucchiano le riserve di vitamina C. Abbiamo anche meccanicisticamente, siamo anche arrivati a dare una spiegazione plausibile, concettualmente e biologicamente concepibile. Questo disegno diventa drammatico nei reparti di medicina d'urgenza e nelle terapie intensive. Il fatto che noi reagiamo allo stress, alle criticità, in una maniera più floscia rispetto agli animali, sicuramente dissimile, cosa determina? Determina che chi arriva in codice rosso in ospedale, arriva in codice rosso per quanto riguarda le condizioni di salute, arriva in codice nero, se mi permettete, per quanto riguarda le riserve di vitamina C. Arriva senza vitamina C, arriva quasi in scorbuto. Arriva quasi in scorbuto. E sapete cosa succede? Che è stato dimostrato che più bassi, più profonda è la carenza di vitamina C determinata dall'evento critico, che può essere uno shock settico, un arresto cardiaco, un politrauma, un'ustione severa, qualsiasi altra condizione che mette a repentaglio la nostra vita, è stato visto che più profonda è la lacuna determinata dalla condizione sottostante, più probabilità abbiamo di morire immediatamente. Non so che sembra strano. Scrivono altri ricercatori, sempre su Critical Care, nel 2018. Abbiamo scoperto che bassi livelli di vitamina C nei pazienti in unità di terapia intensiva erano associati a fabbisogno di vasopressori. I vasopressori sono quelle sostanze ad azione che sostengono la pressione arteriosa, molto spesso che messa a dura prova dalle malattie critiche. Molti pazienti, ad esempio in sepsi, lamentano un'ipotensione gravissima che spesso addirittura è la causa di morte. Quindi i bassi livelli di vitamina C erano associati a fabbisogno di vasopressori, danno renale, cioè insufficienza renale, disfunzione multiorgano. Non c'è nulla di peggio, non sono un medico, ma credo che non sbaglio ad asserire che non c'è nulla di peggio della disfunzione multiorgano, cioè quella condizione clinica per cui più organi contemporaneamente smettono di funzionare. L'anticamera della morte, praticamente. E aumento della mortalità. I pazienti con carenza di vitamina C avevano un punteggio SOFA. I punteggi SOFA sono quei criteri definiti dai medici che determinano la gravità di un paziente critico. Più alto è il punteggio SOFA, più alta è la criticità. I pazienti con carenza di vitamina C avevano un punteggio SOFA di 8 punti più alto, corrispondente a 2 insufficienze d'organo, per esempio reni e fegato che smettono di funzionare, ma soprattutto, attenzione, probabilità di morte 6,9 volte superiori. Rincarano la dose gli autori, su Critical Care, non su giornali di gossip. L'associazione tra livelli di vitamina C e insufficienza multiorgano, cioè la più grave condizione clinica che possa capitare a un paziente in condizioni critiche, è stata dimostrata anche nei pazienti settici, di cui qui la speculazione è che la vitamina C possa essere un eccellente farmaco coadiuvante antisepsi. Coadiuvante significa che in associazione agli altri rimedi, presidi medici, può aumentare le probabilità
di sopravvivenza. Nessuno sta dicendo togliamo, mettiamo, nessuno. Chi vuole portare avanti un disegno del genere mostra una condotta tendenziosa e faziosa che non va nella direzione della propositività, ma solo di una distruttività assolutamente denigratoria. La somministrazione di alte dosi di vitamina C è spesso considerata una pratica non necessaria, o addirittura alternativa. Quanti di voi hanno sentito, ma questo è un rimedio alternativo, non serve, frutta e verdura sono sufficienti? Questa tesi l'ho sgretolata. Ciò non rende giustizia alla solida, c'è già una solida base scientifica, che può essere perfezionata, ma è già solida, sottolineano gli autori, degli effetti benefici pleiotropici. La vitamina C, pleiotropico è un termine che in genetica significa che può avere effetti multipli. Un dosaggio sostanzioso di vitamina C nei pazienti critici può avere effetti antiossidanti, antinfiammatori, immunostimolanti, analgesici. Quanti di voi sanno che la vitamina C può sostituire la morfina nel controllo dell'intollerabile dolore oncologico o nel postoperatorio? O può cooperare con essa riducendo il fabbisogno di morfina, che non è una sostanza assolutamente innocua, migliorando addirittura l'efficacia analgesica? Quanti di voi? Nessuno, perché non ne parlo, nessuno. Ciò non rende giustizia alla solida base scientifica degli effetti benefici pleiotropici, cioè multipli, delle alte dosi endovenose, qui specificano gli autori, non enterali, cioè nei casi critici, né la frutta né l'integrazione per bocca, bisogna spiegarlo a nutrizionisti, funzionano. Come dimostrato in molteplici studi preclinici, cioè sugli animali, e clinici sull'uomo. Oltre a prevenire semplicemente lo scorbuto correggendo la carenza di vitamina C, i livelli sovrafisiologici di vitamina C possono esercitare effetti multiformi, cioè ramificati in diverse direzioni, molto forti. Sapete uno dei drammi della vitamina C qual è? Che quello è una, non ne voglio nemmeno dire, è una conseguenza, ci arriverà chi penserà che sia così, non è nemmeno detto che sia proprio quello il punto, credo che ci sia un disegno superficiale, io lo chiamo nel libro sempliciotto, approssimativo, perché nessuno misura i livelli di vitamina C. Io come faccio a dimostrare che un paziente è in carenza se non misuro il livello nel sangue? Sarebbe una sfera di cristallo, la magia, cosa c'entra una sfera di cristallo con la scienza? Se ho un paziente di cui sospetto una iperglicemia, doso la glicemia nel sangue e dimostro l'iperglicemia e poi prendo le giuste contromisure. Sembra logico, no? Con la vitamina C, i pazienti che arrivano in rianimazione senza vitamina C, a questi pazienti non viene diagnosticata la carenza perché c'è la disabitudine sistematica deprimente alla misurazione del livello plasmatico. Cioè muoiono probabilmente per scorbuto senza sapere, magari additando la morte ad altre cause. Tant'è che, scrivono May e Harrison, sono due importanti scienziati americani, su antioxidant e redox signaling nel 2013, l'integrazione ai livelli normali superiori dell'ascorbato, ascorbato alias vitamina C, è il termine che il grande Linus Pauling, doppio premio Nobel, coniò per distinguere la vitamina C che noi introduciamo attraverso l'alimentazione e la vitamina C che sintetizzano gli animali spontaneamente, le chiamava ascorbato. È quasi una, diciamo che una differenza sottile ma al tempo stesso sostanziale, rilevante. L'integrazione ai livelli normali superiori dell'ascorbato plasmatico è chiaramente indicata nella maggior parte delle malattie e condizioni in cui l'ascorbato è esaurito. Cioè se la sepsi mi prosciuga la vitamina C, e lo sappiamo che è così, ci sono dati fortissimi che vanno in questa condizione, io devo recuperare quello che la malattia mi ha prosciugato, indipendentemente dalle altre terapie, perché la vitamina C è una sostanza vitale, non ne posso fare a meno, non posso, tant'è che la sua carenza aumenta di 6,9 volte il rischio di morire. Quindi sappiamo che è un principio logico, mi manca una sostanza vitale perché la malattia o un'alimentazione disequilibrata me l'ha prosciugata, devo recuperare. Tuttavia, raramente è una priorità, perché pazienti, medici e autorità sanitarie non sono consapevoli delle crescenti prove, delle molteplici funzioni potenzialmente importanti dell'ascorbato. Cioè non si misura, c'è la disabitudine.
è una illogicità, non credo nemmeno che sia frutto di un disegno maligno sottostante, in alcuni altri casi probabilmente insiste una dinamica del genere, credo che ci sia la consapevolezza di quanto è importante la vitamina C, può diventare addirittura un farmaco di rianimazione negli animali, è quasi una sostanza salvavita, credo che ci sia un disegno di superficialità e di ignoranza sottostante. A proposito di questo disegno, l'argomento cancro con cui abbiamo iniziato, mi piacerebbe terminare, incardina una dinamica importante, credo la punta dell'iceberg, perché dimostra un'interruzione investigativa di cui facevo riferimento all'inizio, oramai sempre più intollerabile. È un dato dei giorni scorsi, citato da una fonte autorevolissima, il fatto che nell'ultimo trentennio l'incidenza del cancro negli under 50, sapete di quanto è aumentata? Qualcuno l'ha letto il dato? Del 79%. Inizialmente, no, il cancro era associato alla malattia della vecchiaia, arrivava ai 70 anni, 75 anni, 80 anni, cancro alla prostata, andava lento, sempre più giovani. Sempre più giovani. La ricerca oncologica della vitamina C è anch'essa ferma a un punto, ha prodotto risultati sugli animali straordinari e sull'uomo promettenti, ma che necessitano di ulteriori approfondimenti, cioè gli studi di fase 3, quelli multicentrici, che continuano a non essere svolti. Scrivono alcuni autori su Anti-Cancer Drugs nel 2018. Riteniamo che un nuovo agente terapeutico che abbia mostrato solide prove di laboratorio animali, attenzione, insieme ad una tossicità minima per i pazienti, hanno detto minima perché dire nulla poteva sembrare poco, esperimente poco appeal, ma la realtà è quella, merita un'indagine clinica rigorosa senza preoccuparsi del fatto che gli studi clinici possono non essere supportati dall'industria del farmaco o non avere il potenziale per generare profitti, chiaro di così. In effetti lo meriterebbero soprattutto i pazienti. Sapete da quanto abbiamo la percezione, non la dimostrazione, la certezza, la percezione che la vitamina C può essere una soluzione antitumorale da aggiungere, lo sottolineerò fino alla fine questo punto, da aggiungere agli altri presidi, dagli anni 70. Negli anni 70 è successo qualcosa che vale la pena di rimarcare, io lo rimarco in tutte le presentazioni, perché vorrei che sciagure del genere nella scienza non si ripetano più. È successa una sciagura, diciamola, chiamiamola sciagura, che ha umiliato Linus Pauling e con egli, tutte le speranze di quei poveri malati oncologici che riponevano nella vitamina C una risorsa su cui migliorare la qualità della vita e perché no allungare la sopravvivenza, non dico invertire la malattia. 1976, Linus Pauling, ripeto ancora, unico uomo al mondo ad aver ottenuto due premi Nobel non condivisi con altre personalità, uno per la chimica. Linus Pauling è stato il più grande fautore della vitamina C e lo resterà per sempre. Insieme ad un chirurgo scozzese, un primario di chirurgia di un ospedale scozzese di nome Evan Cameron, produsse due studi clinici, uno sarà nel 76, uno nel 78, che riporteranno i medesimi risultati. Suddivise i pazienti che in gruppo di controllo, cioè in chi non utilizzava la vitamina C e in chi era sottoposto a terapia con vitamina C con il seguente schema: 10 grammi per via endovenosa per 10 giorni, 10 grammi per i restanti giorni indefinitamente fino alla fine della vita dei pazienti. I risultati furono straordinari. Attenzione, ho dimenticato, su pazienti terminali. Chi aveva assunto vitamina C sviluppò una sopravvivenza di 4,2 volte superiore rispetto a chi non aveva assunta. Voi mi direte, vabbè, mi fai vivere di più, mi stai allungando l'agonia, non è che mi stai facendo. No,
perché la vitamina C fu, è, io sono convinto sarà, così magica che migliorò sensibilmente la qualità della vita di questi pazienti, riducendo il dolore, abbiamo parlato del profilo analgesico, migliorando l'appetito, il livello di energia, riducendo il senso di fatica, li faceva stare meglio, non solo gli allungò la sopravvivenza. Questi risultati saranno poi replicati nel 78. Si alza un polverone, come potete capire, una sostanza così tossica associata a una vitamina che esprimeva effetti così prorompenti, senza tossicità, senza nessun tipo di tossicità. Ricordiamoci il protocollo, 10 grammi per via endovenosa, abbiamo visto quanta è la differenza tra la via endovenosa e la via orale, e poi la vitamina C orale per tutta la vita. E National Cancer Institute non poteva non rispondere, doveva verificare ulteriormente il dato, e lo fece nel 1979 attraverso la figura di Cregan, Mertel e altri autorevoli oncologi, testando la vitamina C anche questa volta su pazienti terminali. Non ci furono risultati. Non ci furono risultati. Nell'85, sempre su richiesta di Poling, un ulteriore studio randomizzato controllato in doppio cieco contro placebo non riuscirà ad intercettare i risultati. Chiunque direbbe: ok, c'è stata la mano del National Cancer Institute, non siamo riusciti a replicare, no, la replica di cui faceva riferimento Galileo Galilei, la riproducibilità degli esperimenti, i risultati di Poling e Cameron. Quindi la vitamina C non ha un'azione antitumorale, come sosteneva Linus Pauling. Di lì fino a 20 anni, fino al 2005, la vitamina C verrà oscurata, al massimo a terapia alternativa contro il cancro, da utilizzare nelle nicchie terapeutiche di basso profilo, all'oscuro da tutto. Sapete perché è ridicola la posizione? Non mi vergogno a dirlo, mi assumo la piena responsabilità del National Cancer Institute, perché non replicò gli studi di Linus Pauling e Cameron. Utilizzò un protocollo terapeutico completamente differente, depotenziando, guarda caso, la vitamina C. Pauling e Cameron utilizzeranno la via endovenosa, che abbiamo visto è molto più potente, e poi la via orale per tutta la vita. La Mayo Clinic, il National Cancer Institute replicheranno utilizzando solo la via orale. È come se volessi dare un cazzotto alla decima, con la decima porzione di intensità rispetto alla via endovenosa, e per di più con il proposito di interrompere la terapia con vitamina C nel momento in cui si fosse verificato quello che si chiama un segno di progressione della malattia. Cioè quando i pazienti perdevano qualche chilo di peso, interrompevano la vitamina C e utilizzavano altri presidi, perché ritenevano eticamente non accettabile continuare con vitamina C se vi era una progressione. Le statistiche dimostreranno che il gruppo del National Cancer Institute ha utilizzato la vitamina C con tempistiche molto molto inferiori, 7 volte inferiori o 6 volte inferiori rispetto a Pauling e Cameron. Cioè praticamente hanno utilizzato la vitamina C senza la potenza della via endovenosa e per un periodo di tempo molto meno prolungato, molto più corto. Secondo voi sono studi equiparabili questi? Facilissimo rispondere, è logico rispondere, no. Poi lo diranno tanti altri autori, ci arriveranno dopo a dire questi studi non sono comparabili, e ciò non dimostra che la vitamina C ha un'azione antitumorale, ma non dimostra neppure che non l'aveva. Invece si è andati nella direzione della denigrazione, sponsor da tutte, da destra e sinistra, la vitamina C non era antitumorale, Pauling si sbagliava, Pauling è un ciarlatano, fu dato addirittura del ciarlatano. Quando il discorso di Pauling, fine 79, insieme a Cameron, è di un equilibrio disarmante, disarmante. Ora lo leggiamo. Scrivono Pauling e Cameron sui Proceedings of National Academy of Science of the United States of America, non certo una rivista di basso profilo. A termine degli studi clinici entusiasmanti. Non c'è dubbio, a nostro avviso, che il trattamento con ascorbato in quantità di 10 grammi giornalieri o più abbia un reale valore nell'estendere la vita dei pazienti con cancro avanzato. Inoltre, come sottolineato prima,
la qualità della vita dei pazienti è stata migliorata dalla somministrazione di ascorbato. In più, continuiamo a credere che l'aggiunta di ascorbato ai regimi terapeutici in una fase precedente possa avere un effetto molto più intenso, aumentando il tempo medio di sopravvivenza per anni. Ancora una volta ribadivano la posizione di terapia d'appoggio alle altre terapie, non di monoterapia, come qualcuno vorrebbe ancora oggi, continua su questa direzione a voler far credere. Nonostante una posizione che io ritengo di un equilibrio unico, la vitamina C fu bocciata, per poi essere riapprovata 20 anni dopo da Chen e altri studiosi che iniziarono a testarla negli animali, a capire che, guarda caso, era la vitamina C endovenosa quella che aveva la più grande azione antitumorale. Ancora oggi gli studi si susseguono in maniera molto lenta, con molti ostacoli, e pian piano sta emergendo sempre di più la posizione antitumorale della vitamina C come farmaco selettivamente antitumorale, cioè che colpisce direttamente le cellule tumorali, a differenza del potere distruttivo degli altri farmaci. Mi piacerebbe concludere rivolgendo un pensiero all'uomo che avrebbe potuto fare la differenza. La vitamina C è stata anche sfortunata perché ha dovuto subire nella sua lunga storia, nella sua tormentata storia, tutta una serie di sciagure. Ne avete vista una, ne abbiamo vista una direttamente poco fa. Chi di voi conosce chi era, ahimè, questo signore? Professor Francesco Lo Coco, palermitano di nascita, romano di adozione, tra i più grandi ematologi al mondo di sempre. Non lo dico io, lo dicono i risultati, tant'è che nel 2013 è stato colui che ha dato la spallata decisiva, producendo una svolta epocale nella cura di quella che viene definita leucemia promielocitica acuta, meglio nota come leucemia fulminante. Soppianterà la chemioterapia, dimostrando che era inefficace, al posto di una combinazione di due farmaci, guarda caso uno è un derivato della vitamina A, dimostrando risultati straordinari che cambieranno la storia di quella malattia. Lo Coco, poco prima di morire il 4 marzo del 2019 in una tristissima domenica romana, su cui non voglio le vicissitudini relative alla sua morte, benché abbiano alimentato la fazione complottista, non voglio entrarci nel merito, anche perché ritengo che non abbiano nessun tipo di impatto significativo con la vitamina C. Lo Coco, prima di morire, gli anni prima, inizierà ad interessarsi alla vitamina C nella cura delle leucemie, in particolare la leucemia mieloide acuta e la leucemia... scrivendo diversi articoli e in via da informazioni ufficiose sono arrivato a conoscenza che stava per impiantare uno studio clinico di ampio respiro, mi ricordo forse a Tor Vergata, insomma da in qualche clinica importante romana. Lo Coco morirà e questo darà una spallata tremenda alle ali della vitamina C per l'ennesima volta, perché premi Nobel come Pauling non ce ne saranno più che diventeranno fautori della vitamina C. Personaggi come Lo Coco difficilmente potranno apparire. Vedete, noi ci stiamo giocando qualcosa di importante. Nel 2015 le proprietà antitumorali della vitamina C contro il cancro del colon retto saranno pubblicate su Science e Nature, sono le più due autorevoli riviste scientifiche al mondo. Recentemente qualcuno, Miller e Ebert, su leucemia, cioè Nature, un articolo su Nature, associeranno la vitamina C alle leucemie, come aveva pronosticato Lo Coco. Sempre più studi vanno in questa direzione. Mancano però quelli finali. Manca il sostegno giusto, l'energia giusta perché si possa proseguire in questa direzione. Tutto questo è sfortunato perché non è mai superfluo ribadire che siamo di fronte ad una sostanza
tra le più economiche in circolazione, tra le meno tossiche in circolazione, che produce effetti multipli. Quindi ad un malato oncologico, per dire oncologico, potrebbe supportarlo sia nel controllo della chemioterapia, diminuendo i fastidiosi effetti, o anche della radio, anche della radioterapia. Potrebbe supportarlo dal punto di vista della depressione. Depressione del malato oncologico è un dato di fatto, e la vitamina C ha dimostrato un potere antidepressivo. Ci stiamo giocando molto. Quello che è in gioco è qualcosa di straordinario, e non solo dal punto di vista oncologico. Guardate, sulla base di quello che vi ho illustrato e della restante piattaforma scientifica sempre più inoltrata, per fortuna, almeno a livello preliminare, a favore della vitamina C, sulla base del fenomeno stress, nessuno di noi faticherà a riconoscere sempre più prorompente, sempre più intraprendente, sempre più insidioso. Credo che occorra una piccola rivoluzione scientifica. Io la chiamo una trasfigurazione copernicana, in cui la parola vitamina deve essere soppiantata a favore di una sostanza molto di più di una vitamina. Credo che sia necessario un cambio radicale di visuale. Credo che i mezzi di informazione debbano riconoscere un pluralismo di informazione e intensificare gli sforzi in una direzione che, non lo nascondo, potrebbe essere anche scomoda a certe lobby, a certi poteri forti, ma che per contro potrebbe produrre vantaggi ad una estesa fetta di popolazione. C'è bisogno però di un'informazione precisa per non alimentare la controparte che non aspetta altro che il minimo errore per riconoscere una posizione fallace sulla quale nutrire e continuare a sostenere le proprie posizioni che abbiamo visto essere inadeguate, illogiche. C'è bisogno di precisione, c'è bisogno di una diffusione capillare che venga fatta con coraggio al fine di sensibilizzare, perché l'obiettivo finale è sensibilizzare le istituzioni e quella parte di comunità scientifica che esprime ancora un'umiltà di voler rivedere le proprie posizioni e quindi di riaprire un dialogo costruttivo nell'interesse di tutti. C'è bisogno di contrastare o quantomeno contenere il fenomeno della privatizzazione della ricerca scientifica. Per buona parte la ricerca scientifica è privatizzata, gli studi clinici vengono finanziati dalle case farmaceutiche che non hanno nessun interesse, ed è giusto che sia così, dal punto di vista del marketing è giusto che sia così, non hanno nessun interesse a dimostrare le proprietà della vitamina C, che siano antidiabetiche, antitumorali o antisepsi. C'è bisogno quindi che si crei una sostituzione a questa dinamica che non ha fatto altro che oscurare il rilucente cielo della vitamina C, nella quale le istituzioni prendano consapevolezza, coraggio di quello che ci stiamo giocando e si sostituiscano o collaborino con le lobby del farmaco per intensificare e moltiplicare gli sforzi per produrre studi di alta qualità. Ricordiamoci, sono quelli che servono realmente per ratificare, quindi lanciare un farmaco di così straordinarie proprietà sul commercio. C'è bisogno, a mio avviso, di equilibrio, di intraprendenza, di umiltà, di coraggio, di saggezza e della capacità di riformulare il proprio pensiero di fronte a un'evidenza che è diversa da quella che si poteva pensare, soprattutto quando ragioniamo nel selvaggio ambiente della medicina. Ricordiamo ancora, arte della probabilità, scienza dell'incertezza, nel quale le posizioni sono soggette a continue fluttuazioni. Io dal mio canto di coraggio e di intraprendenza ce ne sto mettendo tanta. Mia moglie, che non so che fine abbia fatto, lo può testimoniare in prima persona. E tutto questo nel nome del bene comune, nel nome della collettività. Perché in fondo continuo a pensare che un mondo migliore è ancora possibile. Credo di aver finito, grazie. Allora, nel ringraziare l'autore che ci ha intrattenuto con
così grande forza di interesse su questo argomento non facile da trattare. Volevo chiedere se qualcuno aveva qualche intervento da fare, qualche domanda da porre tra i presenti. Vieni Valeriana. Io prendo la vitamina C da almeno 2 anni, tutte le mattine, praticamente l'acido ascorbico bello in bustine, però non è che la doso, lo prendo un po', poi lo riprendo a pranzo. Mi è stato detto che se ne prendo troppa praticamente l'organismo tiene quella che ci serve, il resto la eliminiamo, è giusto? Questa è una delle tante illogicità che si sono perpetrate per anni e anni della vitamina C, perché da in parte questo è vero, e lei come lo stabilisce quello che l'organismo riesce a trattenere? Solo in un modo, attraverso il dosaggio plasmatico, che nessuno attua. Quindi, nessuno gliel'avrà detto, nemmeno i laboratori ne sono, molti laboratori clinici non sono a conoscenza che esiste l'esame vitamina C nel plasma. A proposito di questo, questa è una buona ragione, secondo me, per assumere vitamina C in quantità importanti, perché l'organismo si regola in base al suo stato momentaneo, quella che viene definita richiesta metabolica di vitamina C, trattiene quello che gli serve e la restante parte la espelle tranquillamente, senza recare danni, sottolineo, con le urine. Perché lei non sa qual è il suo stato, non sa quanto è stressata in questo momento, soprattutto non sa nel corso della giornata quanto si potrà stressare. Le dico di più, assumere la vitamina C una volta al giorno significa, faccio un esempio con una gara di pugilato, dare un cazzotto all'avversario e poi dargli 10 secondi di tempo per riprendersi, quando sarebbe più giusto dare un cazzotto ogni secondo per cercare di stanarlo. Cioè, siccome la vitamina C, come giustamente le ha detto in parte il professionista a cui si riferiva, viene espulsa velocemente con le urine, velocemente significa dopo 3-4 ore, se vogliamo integrarla, dobbiamo farlo bene, integrarla ogni 4 ore, non una sola volta al giorno, magari un dosaggio più basso di 2 grammi, 1 grammo, ora non è il caso di fare dosaggi, anche perché io non ho potere prescrittivo e non è questa la direzione in cui vorrei andare, però farlo più volte per mantenere un equilibrio. Lei deve pensare, ora visto che ci siamo, mi ha lanciato l'input per denunciare un'altra grandissima illogicità che si continua a commettere danni della vitamina C. Negli studi clinici che utilizzano, che sondano la via orale, no? La vitamina C viene impiegata come la utilizza la signora, una volta al giorno, 2 volte al giorno, quando andrebbe impiegata continuamente, ogni 2, 3, 4 ore, per mantenere i livelli plasmatici stabili e offrire il massimo sostegno possibile. Vorrei leggervi un attimo, poi se deve completare, signora. Ah, ok. Visto che ci siamo, vi leggo un'altra brevemente, vi rubo un minuto solo. Scrivono E.K. e Roberts, gli studi sull'ascorbato richiedono dosi appropriate. Douglas e Emila hanno solo confermato che 60 anni di ricerca sulla vitamina C sono stati in gran parte sprecati a causa della confusione tra apporti nutrizionali e farmacologici e a causa di un fraintendimento sulla farmacogenetica, cioè quello che dicevo prima, la farmacogenetica studia le modalità di assunzione e distribuzione di una sostanza nell'organismo. È essenziale che gli studi ad alte dosi tengano conto della farmacocinetica a doppia fase dell'ascorbato. Il regime posologico dovrebbe consentire il raggiungimento di livelli plasmatici elevati e sostenuti, plasmetici in 2005. Cioè, utilizzano male la vitamina C, non riconoscendola come, probabilmente perché non la riconoscono come farmaco, ma come oggetto nutrizionale, e così determinano una riduzione delle proprie potenzialità. È come se gli mettessero il freno a mano. La vitamina C è così magica che molto spesso, nonostante quel freno a mano, un po' più in ritardo, ma alla meta ci arriva quasi sempre. Ci sono altre domande? Dimmi, Isabella. Sono una.
Allora, esattamente, questo è coerente con quello che dicevo. Il concetto qual è? Da quello che mi risulta, queste formulazioni di rilascio prolungato sono molto più costose rispetto alla classica vitamina C che si trova sostanzialmente per uso enologico, quella che utilizza chi fa integrazione. Quindi va bene, però bisogna tenere conto, ad esempio ci sarebbe anche la formulazione liposomiale che è ancora più potente ma costa molto di più, quindi va bene, sicuramente è coerente, è più coerente con la farmacocinetica, cioè con la natura della vitamina C, però bisogna tenere conto che probabilmente non è alla portata di tutti, specie chi utilizza la vitamina C giornalmente e a dosi sostanziose, quindi mi sento di condividere il consiglio che ti è stato dato. Ci sono altre domande? Scusa, dopo la morte del professor Rocco, sì. Chi se ne occupa in questo momento? Nessuno. A mia conoscenza, Roberto, nessuno, sì. Almeno dalle mie informazioni. Una volta il professor Rocco, se non sbaglio, Si è tolto la vita mentre era a pranzo in un ristorante del Tevere con la famiglia, sì. Ma è stato un atto da studio che tu conosci legato all'impossibilità di sviluppare questi. Secondo me no. Secondo me, allora, le tesi complottistiche hanno. Questo incidente ha alimentato la fantasia, no? Di molti complottisti, di molte. Secondo me, mia percezione non hanno attinenza i due fenomeni. Si diceva che Lococo fosse molto depresso, avesse problemi di depressione di una qualche natura. Ora, queste sono le informazioni giornalistiche. Però continuo a pensare che non abbia una rilevanza con gli studi sulla vitamina C. Fu fatto sì, immagino. Anche perché stiamo parlando di uno dei più grandi scienziati di sempre. Sempre. Io ricordo che quando le persone si trovano i problemi legati al campo, che è successo? Scusami, la proposta del protocollo studente. Sì. Dei risultati. Sì. Se mi parli di prevenzione è tutto un altro discorso, perché nel protocollo di Bella la vitamina C, che io sappia, è ancora utilizzata oggi, ma dosaggi molto bassi. Sostanzialmente sono quei dosaggi che servono a recuperare la carenza che il cancro ti impone. Come tutte le malattie, il cancro va a prosciugare la vitamina C, giustamente di Bella, il figlio immagino, la utilizzano come elemento ricostitutivo per dare supporto all'organismo, ma non certo come soluzione d'attacco diretta. Per quanto riguarda la prevenzione, la vitamina C ha dimostrato attraverso vari studi epidemiologici di ridurre l'incidenza del cancro dello stomaco, dei reni, del pancreas, credo anche del cervello, ma non ne sono sicuro. E non è l'unica, anche la vitamina D ha dimostrato di poter ridurre, ultimamente c'è molto fermento sulla vitamina D, forse esagero, forse troppo, però comunque se ne sta parlando e si sta studiando, paradossalmente ed enigmaticamente, di più della vitamina C. La vitamina D ha dimostrato attraverso vari studi di poter ridurre l'incidenza del cancro del pancreas, del seno soprattutto, e altre tipologie di cancro. Sorprendentemente, alcune vitamine invece hanno dimostrato un aumento dell'incidenza e quindi
Capite bene che parlare di vitamine in generale non ha senso, perché la vitamina C si comporta in una maniera asimmetrica, ad esempio rispetto a quello che fa la vitamina E, che è dimostrato di poter aumentare l'incidenza di alcuni tipi di cancro e dell'insufficienza cardiaca. Uno studio molto interessante sull'insufficienza cardiaca ha dimostrato su oltre 5.000 persone che mentre la vitamina C riduceva le probabilità di sviluppare lo scompenso cardiaco, la vitamina E le aumentava. Quindi bisogna fare attenzione, perché non tutte le vitamine, qua si parla di dosi alte però, non di dosi fisiologiche, perché noi non possiamo vivere nemmeno senza vitamina E. Quindi le principali sono la vitamina C e la vitamina D. Un'altra vitamina che ultimamente sta emergendo è la vitamina B1, anche la tiamina ha dimostrato di poter ridurre l'incidenza di alcune patologie neurologiche e anche alcuni tipi di cancro. In generale comunque la vitamina C e la vitamina D credo che al momento siano impareggiabili in quanto a... sì. E guarda caso, sono le vitamine di cui siamo più carenti in ospedali. Visto che ci siete, un secondo solo, vi rubo un altro secondo. The American Journal of Clinical Nutrition, 2013, sono 10 anni che lo sappiamo. In conclusione, questa ricerca conferma diversi precedenti rapporti che hanno documentato un'altissima prevalenza di ipovitaminosi C e D nei pazienti ricoverati in ospedale per eventi acuti. Quindi la maggior parte dei pazienti è senza vitamina C e senza vitamina D, cioè senza due sostanze essenziali a regolare il metabolismo, la fisiologia. Il dato più interessante è questo: poiché queste informazioni sono state limitate quasi internamente ai giornali di nutrizione, rimangono sconosciute alla maggior parte dei medici, cioè come se non ci fosse un dialogo tra medici e nutrizionisti. I medici non sono consapevoli di quante mancanze determinanti, perché determinanti sono, possono sviluppare i pazienti ricoverati. Negli hospice c'è una drammatica carenza di vitamina C, drammatica. Ora, chiaramente questo non significa che la vitamina C possa resuscitare un paziente che non ha, ma potrebbe farlo vivere molto meglio, con meno dolore, con meno nausea, con un po' più di energia, un po' più di umore, perché tutto questo viene denigrato. Sono dati, sono numeri, basta avere la volontà di andare a pizzicare l'esame del sangue, dimostrare che c'è una grave carenza e riequilibrarla. Il riequilibrio non deve essere fatto così: diamo un grammo, vediamo che succede. No, devi riequilibrare e ricontrollare per assicurarti che quel grammo abbia prodotto l'effetto di cui speravamo. Ci vuole meno approssimazione, secondo me, ci vuole un disegno analitico, di precisione, logico, perché non stiamo parlando di un ingrediente accessorio alla nostra vita. Così come la vitamina D, stiamo parlando di un qualcosa di essenziale, che negli animali, lo ricordo ancora, è quasi un fattore salvavita. La rivoluzione ascorbica ha inizio. Un capolavoro in stile copernicano che mira la chiarezza scientifica, matematica, logica su di una vitamina dal passato burrascoso e che in fin dei conti tanto vitamina non è. Una difesa strutturata e ragionata di una sostanza le cui potenzialità e virtualità riescono ad eclissare con disarmante facilità quella tanto comune e ingenua visione prettamente dietetica così sponsorizzata dalla maggioranza scientifica. Logicamente C, di Gian Domenico Partipilo, in tutti i principali store, in formato digitale, cartaceo e audiolibro.